differenza invece tra il gelato e l'ice cream che si può trovare in America, differenza sostanziale per quanto riguarda i grassi, è molto più grasso e molto più ricco di zucchero della lattea, anche perché ha un tempo di conservazione molto più lungo. Siamo abituati a lavorare la mattina per venderlo il pomeriggio. Cerchiamo di lavorare con frutta fresca, cerchiamo di lavorare con latte fresco, cerchiamo di lavorare con tutti i prodotti di alta qualità. Alle 2 fino all'1 di notte. Passa 7 giorni la settimana perché c'è una frutta, comunque la facciamo con acqua, frutta e zucchero e si chiama sorbetti perché sono un'assenza di grassi. Quanto riguarda il gelato che neve, noi lo creiamo accompagnato da panna, zuccheri, parlo di zuccheri perché sono 3 tipi di zuccheri nella nostra miscela. Andiamo a mettere in macchina, la macchina ha 2 lavorazioni. Spiegavo prima, questo va nella parte sopra, la parte sopra si chiama pastorizzatore e qui la manda in evoluzione. Il bambino su quell'auto guarda indietro e vede me, alza il braccio e fa un saluto, che bello è, mi fa sentire che basta un giorno così. E l'altra parte si chiama mantenendo perché porta a meno 20. Continuando a girare insieme al latte e agli altri prodotti, piano piano si va a formare una sorta di massa cremosa che poi si trasforma in gelato. Giorno sembra sempre di più, ogni giorno fa paura di più, ogni giorno però non adesso, adesso, adesso. C'è un giorno così. Ecco, grazie.